Siamo già in diretta, siamo in Piazza Europa e vai con... No, con il vice sindaco Stefano Sansone e con Valentina, che è una delle ideatrici di questa bellissima iniziativa, che ci spiegheranno loro. Sì, allora questa è la prima tappa e siamo felicissimi che i ragazzi l'abbiano fatta da scena. Questa è un'iniziativa imprenditoriale che è originalissima e anche freschissima, e siamo contentissimi che possa, diciamo, rappresentare questo un po' l'inizio dell'estate 2021 a Sciota, un evento di gastronomia, di, dove che abbina food and beverage, che viene fatto in assoluta sicurezza nel rispetto alla normativa anti-Covid, ed è collegata a un'iniziativa che è importantissima per la collettività, che è quella relativa alla, insomma, alla raccolta della plastica, alla giornata plastic free, che oggi c'è una, diciamo, vengono effettuate le iscrizioni per la giornata di domani, dove in questo luogo verrà distribuito il materiale informativo e anche ovviamente quello utile alla raccolta, quindi guanti e sacchetti di plastica e tutto il resto. Sono felicissimo che i ragazzi abbiano scelto Ascea come prima tappa, anche perché sono nativi di Ascea e non poteva che iniziare qui la loro avventura. Sono felice di annunciare che hanno presentato anche al nostro ente una ulteriore iniziativa di collaborazione più continuativa in un'area molto bella anche naturalisticamente parlando del paese, ma poi questo sarà, faccio solo questa anticipazione, ma sarà oggetto della loro, diciamo, del lancio del loro brand, della loro iniziativa in momenti successivi. Questo aperitivo, questa giornata 13-14 è quella che, diciamo, apre per noi l'estate, quindi questo evento è per loro, diciamo, è il loro manifesto, e che noi siamo felicissimi come Comune Ascea di aver patrocinato l'evento, un patrocinio morale insieme all'associazione Ascea da Mare e insieme alla A2 Technology, che è l'azienda che diciamo, si occupa dell'igiene urbana del paese e che ha anch'essa aderito all'iniziativa e ci ha dato un po' di manforte. Adesso lascerei la parola a Valentina, che spiega meglio l'iniziativa. Grazie, innanzitutto voglio ringraziare innanzitutto Stefano e il Comune, quindi il Sindaco Pietro, per la possibilità che ci ha offerto di essere qui oggi e poi appunto per l'altro tipo di collaborazione che stiamo costruendo con loro. E niente, la cosa importante da ricordare: domani aderite, vi aspettiamo qui in Piazza Europa, aspettiamo oggi per le firme, ed è un inizio di un percorso che serve a sensibilizzare e sia anche a sloganare la tipologia di turismo, che vada appunto a privilegiare anche iniziative di questo tipo e soprattutto